Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Jaya Chandra Jaya Gura Bhakta Vrinda Jaya Advaita Chandra Jaya Gura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gura Bhakta Vrinda Jaya Advaita Chandra Jaya Gura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gura Bhakta Vrinda Jaya Advaita Chandra Jaya Gura Bhakta Vrinda Priti Viteya Chayata Nagara Digra Priti Viteya Chayata Nagara Digra Sarvatra Prachara Hai Vemurana Sarvatra Prachara Hai Vemurana Priti Viteya Chayata Nagara Digra Priti Viteya Chayata Nagara Digra Sarvatra Prachara Hai Murana Sarvatra Prachara Hai Murana Vritti Viteya Chayata Nagara Digram Vritti Viteya Chayata Nagara Digram Sarvatra Prachara Hai Murana Sarvatra Prachara Hai Murana Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Shri Chaitanya Chaitamrita ki jai. Oggi leggiamo dall'Adilila. Capitolo quarto, intitolato Le ragioni dell'apparizione di Sri Chaitanya, i versi numero 32, che non ha spiegazione, e 33. Cominciamo col 32. Ehi, Sabha, Rasa Niryasa, Rasa Niryasa, Kariba, Kariba, Asvada, Asvada, Ehi, Dvare, Dvare, Kariba, Kariba, Saba, Saba, Bhaktere, Bhaktere, Prasada, Prasada. Ehi, Saba, Rasa, Niryasa, Kariba, Ashvada. Ehi, Saba, Rasa, Niryasa, Kariba, Ashvada. Ehi, Dvare, Kariba, Saba, Bhaktere, Prasada. Ehi, Dvare, Kariba, Saba, Bhaktere, Prasada. Ehi Sabha Rasa Niryasa Kariba Asvada Ehi Sabha Rasa Niryasa Kariba Asvada Ehi Dvare Kariba Sabha Bhaktere Prasada Ehi Dvare Kariba Sabha Bhaktere Prasada Ehi Sabha Rasa Niryasa Kariba Asvada Ehi Sabha Rasa Niryasa Kariba Asvada Ehi Dvare Kariba Sabha Bhaktere Prasada Ehi Dvare Kariba Sada Bhaktere Prasada Ehi Sabha Rasa Niryasa Kariba Asvada Ehi Sabha Rasa Niryasa Kariba Asvada Ehi Dvare Kariba Sada Bhaktere Prasada Ehi Dvare Kariba Sada Bhaktere Prasada Ehi Sabha Rasa Niryasa Kariba Asvada Ehi Sabha Rasa Niryasa Kariba Asvada Ehi Dvare Kariba Sada Bhaktere Prasada Ehi Dvare Kariba Sada Bhaktere Prasada Ehi, queste, Saba, tutte, Rasa Niryasa, Rasa Niryasa, le essenze del sentimento, le essenze del sentimento.
Kariba, farò. Asvada, gustando. E idvare, con questo. Kariba, farò. Saba, tutti. Bhaktere, ai devoti. Prasada, favore. Traduzione di Sua Divina Grazia Bhai Charanarvinda Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Srila Prabhupada Kijai. Io gusterò l'essenza di tutti questi rasa e in questo modo favorirò tutti i miei devoti. Qui è Krishna che parla. Li leggiamo insieme. Io gusterò l'essenza di tutti questi rasa. Di tutti questi rasa. E in questo modo favorirò tutti i miei devoti. Prima di passare al verso successivo, possiamo parlare un attimino di che cosa si intende per rasa. Che cos'è il rasa? Rasa niryasa, l'essenza del sentimento, traduce qui Srila Prabhupada. L'essenza del sentimento. Come dicevamo anche l'altra volta, questi riti religiosi, le liturgie, le norme, i principi regolatori, diciamo i riti religiosi, quando sono autentici ovviamente, no? Devono essere autentici, vera religione. I riti religiosi, quelli prescritti nelle scritture, hanno lo scopo di mondare, che cosa? Di ripulire, che cosa? Questa la coscienza dell'anima condizionata, che è definita condizionata proprio perché la sua coscienza, la nostra coscienza, è proprio insozzata, sporca, lurida, una lurida coscienza, da tutte queste sporcizie, da tutte queste abiezioni materiali che appestano la condizione interiore dell'essere vivente, appestano la coscienza, la sporcano, proprio come Chaitanya Mahaprabhu dice Cetodharpana, questo specchio della coscienza è sporco, è coperto di polvere, marjanam, quindi va pulito. No? Questi sono i riti religiosi prescritti nelle scritture vediche. Così facendo, adottandoli, osservandoli con rigore, con disciplina, con sincerità e onestà, permette questa osservanza rigorosa, permette all'anima attualmente condizionata di giungere progressivamente a quel livello in cui potrà nuovamente agire da anima, ritornare a vivere, cioè ritornare a vivere in accordo con la propria vera natura. Ovvero, qual è la vera natura? Essere servitore di... Nel servizio di devozione, no? Nel servizio di devozione a Krishna, che significa servire i servitori di servitori di servitori della persona suprema. Comunque diciamo in una parola servizio di devozione. Il servizio di devozione al Signore Supremo. Qual è il più elevato servizio di devozione reso al Signore Supremo? Il servizio ai puri devoti. E quindi si può dire il servizio di devozione al Signore Supremo. Quello è agire in accordo con la propria natura. Questo grazie ai principi regolatori, si chiama Sadhana Bhakti, i primi 7 scalini di questa scala, di questi 9 scalini che ci portano quindi al puro amore per Krishna, no? Come diciamo sempre, il fine desiderato della vita, no? Il fine desiderato della vita, il Prema Bhakti, il puro amore per Krishna. E questa condizione del servizio di devozione, cioè l'agire all'interno del servizio di devozione, corrisponde alla nostra originale svarupa, svarupa dell'essere vivente, ovvero la sua vera identità. Sulla carta d'identità dell'anima spirituale, sulla carta trascendentale, carta d'identità trascendentale dell'anima spirituale, c'è scritto Nitya, Krishna Nitya Das. O das, 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 anudas. Gopi Bhartu Pada Kamalayor, das, 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 anudas. Cioè servitore del servitore del servitore del servitore di Krishna. Quindi si raggiunge la piena consapevolezza di chi noi siamo davvero. Quindi si raggiunge la libertà.
la libertà dalla morsa costrittiva dell'illusione. Adesso siamo schiavi di Maya, adesso siamo schiavi dell'illusione. Quindi libertà dall'illusione si deve intendere la riscoperta della propria svarupa. Per libertà si intende che io riscopro la mia vera identità. Adesso sono schiavo di tutta una serie di designazioni false, di false identificazioni. E quindi soffro. Un pazzo che pensa di essere Gesù Cristo, che pensa di essere Napoleone, che pensa di essere Hitler, che pensa di essere classici pazzi, no? Pensano di essere grandi personaggi. Un tempo venivano rinchiusi, oggi vengono comunque, ecco, controllati, circoscritti, curati. Comunque soffrono, giusto? Perché pensano di essere qualcuno che non sono. Ecco. Così l'anima condizionata pensa di essere qualcosa che non è, pensa di essere Dio. Quindi la domanda dovrebbe essere: come fare a liberarmi, ad affrancarmi da questa condizione di sofferenza generata dall'illusione? E apprendiamo dai puri devoti che basta cantare Hare Krishna. Apprendiamo da Sri Chaitanya Mahaprabhu, che è il Maestro Supremo, apprendiamo Cetodarpana Marjanam. Bisogna ripulire il cuore, e il canto, l'invocazione, la recitazione del Mahamantra Hare Krishna pulisce il cuore. Cetodarpana Marjanam. Questo è il primo effetto. I sette livelli di purificazione è il primo di sette livelli di purificazione o sette effetti che si riscontrano cantando, recitando, invocando, meditando. Questa recitazione meditativa del Mahamantra Hare Krishna, si riscontrano questi sette livelli. Il primo è proprio Cetodarpana Marjanam, il cuore si libera da tutte le designazioni, si ripulisce dall'illusione, si ripulisce gradualmente dall'illusione. Allora, sulla base di questo, ascoltando questo, abbiamo fatto un programma l'altro giorno in una casa di amici, e erano presenti a questo incontro altri amici, questi amici che ci hanno invitato. E un ragazzo ha chiesto: come faccio ad essere costante in questa recitazione meditativa del Mahamantra Hare Krishna? Perché diceva: alcuni giorni sì, poi sono pieno di impegni, ho tante cose da fare, alcuni giorni non mi impegno in questa recitazione meditativa, come faccio ad essere costante? Perché evidentemente ha compreso, no? Cioè, uno che fa una domanda così a mezzanotte vuol dire che, no, deve farsi ancora 20 km per tornare a casa, vuol dire che è interessato a capire, vuol dire che ha capito quel che è importante recitare il Mahamantra Hare Krishna quotidianamente, quel tanto che basta l'ha capito, tanto da porre una domanda del genere. Come faccio ad essere incostante? Quindi innanzitutto una onestà, no? non sono costante, a volte lo faccio, a volte no, però ho capito che è importante. Come faccio ad essere costante? Okay. Come si fa ad essere costanti? Semplicemente comprendendo che invocare regolarmente i santi nomi del Signore è la cosa più pratica, più concreta e pragmatica che si possa fare. Comprendendone la praticità. Noi ci muoviamo tutti i giorni nel mondo e siamo impegnati in tante cose che consideriamo pratiche: prenderci cura di un figlio, prenderci cura di portare avanti i nostri doveri professionali, portare avanti una casa, una famiglia, quindi nell'ambito della famiglia, nell'ambito del lavoro, nell'ambito della società. Siamo impegnati in così tante attività che noi consideriamo pratiche ed effettivamente lo sono. E potremmo, ad uno stadio ancora, diciamo, di apprendisti neofiti, pensare, però adesso, gli apprendisti neofiti spiritualisti intendo,
Oggi sono molto impegnato, ho tante cose da fare, ho tanti impegni, ho tante incombenze, ho tanti pensieri che si affollano, che si sono affollati nella mia testa, debiti, cose da fare, scadenze. Non ho tempo oggi per impegnarmi nella recitazione meditativa dei santi nomi presenti nel Mahamantra Hare Krishna. Quindi uno trascura quello, può togliere, può mettere lì dentro. E quindi uno trascura, può arrivare a trascurare questo, no? Perché? Perché non ha capito, non ha compreso ancora fino in fondo, ma se sincero si lascerà aiutare nel comprendere che cosa? Che la recitazione meditativa, sì, appoggialo soltanto, Jai Goranga, soltanto appoggialo, non ti preoccupare, non ti scervellare, appoggialo soltanto. Comunque, questo che stai dicendo. Dicevo, per essere costante è importante comprendere che la recitazione meditativa regolare del Mahamantra quotidiana, si intende, del Mahamantra Hare Krishna, è la cosa più pratica delle cose che io considero pratiche e urgenti, è la cosa più pratica ed urgente, è la cosa più concreta, è la cosa più pragmatica che uno possa fare, che uno possa, sì, adottare all'interno della propria quotidianità, è la cosa più urgente. Ovviamente prima è opportuno che ci si renda conto di essersi ridotti ad una condizione ignobile, sciagurata, di schiavitù, schiavi di Maya, schiavi dell'illusione. Questo è fondamentale. Perché poi scopriremo cosa Srila Prabhupada dice riguardo del Mahamantra di Krishna, di quale dovrebbe essere la nostra attitudine quando recitiamo i santi nomi di Krishna. Ed è facile a proposito di questo, cioè rendersi conto della propria condizione proprio sciagurata, ignobile, di schiavi di Maya. Ci siamo ridotti ad essere schiavi di Maya. Noi siamo siamo delle meravigliose, straordinarie, uniche anime spirituali, ognuno è un individuo unico, irripetibile, quindi diciamo capolavori, siamo capolavori di Krishna, eterni servitori d'amore di Krishna, che oggi agiscono come schiavi di Maya, per questo soffrono. Quindi siamo tutti quanti depositari di questo disagio, ma la gente non lo sa, non lo sa perché è a disagio, non sa riconoscere l'origine di questo disagio. È chiaro, è presto detto qual è l'origine di questo disagio. Siamo eterni servitori d'amore di Krishna, siamo capolavori di Krishna, eterni, pieni di conoscenza e di felicità, che agiscono come schiavi di Maya. Chiaro che devi soffrire, per forza devi soffrire, perché stai agendo contrariamente alla tua più profonda e intima natura, stai agendo all'opposto. Quindi devi soffrire. Questo disagio, siamo tutti portatori di questo disagio, perché i devoti in cosa si differenziano dagli altri? Che hanno manifestato questa shraddha, hanno espresso questa shraddha, questa fede, riponendola negli insegnamenti di un puro devoto di Krishna, che è venuto a dirci: guarda che tu soffri perché agisci come schiavo di Maya, sei un'anima spirituale eterna, piena di conoscenza e di felicità, un eterno associato del Signore Supremo, un eterno compagno del Signore Supremo, e agisci come schiavo di Maya. E quindi ecco perché soffri, ecco cos'è quel vuoto, ecco cos'è quel disagio, quella inquietudine interna, di cui grandi anche poeti e filosofi conterranei hanno parlato nel passato, giusto? Schopenhauer, come si chiama quell'altro? Pessimismo, Leopardi, dico occidentali, no? Filosofi occidentali, filosofi, pensatori, persone dotate di grande sensibilità, si sono resi conto di questo disagio, però non ne conoscevano l'origine. Allora, quindi uno però potrebbe dire:
Dove dovrei rendermene conto che io sono uno schiavo illuso dell'illusione? Cioè, uno schiavo dell'illusione, un illuso, da dove dovrei rendermi? Cioè, qual è? Perché? Sulla base di che? Cosa, qual è l'indizio, l'indicazione che mi dovrebbe rendere persuaso del fatto che sono uno schiavo di Maya? Io non mi sento uno schiavo, io non mi sento illuso. Io mi so muovere nel mondo, so organizzare delle cose, so muovere delle cose. Sono una persona colta, sono una persona informata, sono una persona che medita. Mi so muovere nel mondo. Io non mi sento schiavo. Perché dovrei? Quale dovrebbe essere l'indizio che mi potrebbe far capire che sono uno schiavo di Maya? È facile comprendere che siamo un'illusione. Qual è la definizione di illusione? Dicesi, proprio da dizionario, dicesi illusione, quella percezione soggettiva, quando tu percepisci soggettivamente qualcosa che però non corrisponde alla realtà oggettiva. Famose le illusioni ottiche, le illusioni cognitive. Illusioni ottiche potrebbero essere questi due binari che, guardando in prospettiva, sembrano che si incontrino, in realtà sono parallele, e meno male, perché sennò il treno non potrebbe procedere, giusto, se i binari fossero così. Per fortuna è un'illusione. Oppure famosa quella del miraggio: uno ha sete, si inoltra nel deserto, ha sete, tanta sete, c'è un miraggio, una rifrazione ottica, non so come si chiama tecnicamente. E uno insegue questo miraggio, questa oasi, gli sembra che ci sia dell'acqua lì in fondo, dell'acqua, c'è, corro, arriva e non c'è, quindi soffre per la sete, soffre ulteriormente per la frustrazione di non riscontrare quell'acqua che pensava di aver individuato e che avrebbe raggiunto, siamo vegetariani, che avrebbe raggiunto, e soffre per la morte, quindi soffre ancora di più e poi muore. Oppure un'altra illusione, per esempio, siamo vittime proprio di illusioni anche nelle cose più semplici. La luna, quando è su, diciamo, sulla nostra testa, appare piccola, diciamo così. Quando la vediamo all'orizzonte appare grande, ma quella è un'illusione, definita illusione cognitiva. Non è vero che è più grande, è la stessa grandezza, siamo noi che la percepiamo così. Comunque, in generale, soprattutto se ci concentriamo sull'esempio del miraggio, è un'illusione, giusto? Non è vero, un'illusione, un miraggio è un'illusione. Se io mi concentro e cavillo su quell'illusione, otterrò cosa, abbiamo detto? Cosa otterrò se io mi concentro su quell'illusione? Cioè, quindi, tradotto, sofferenza. Poi? Oddio, morte. Allora, sofferenza e morte, va bene? Quindi come faccio io a rendermi conto proprio inconfutabilmente di essere un illuso? Dal fatto che soffro e poi muoio. Okay? Soffro e muoio, malgrado i mille impegni, malgrado lo sforzo profuso per raggiungere i miei obiettivi, soffro. Da lì mi devo rendere conto che sono in illusione, altrimenti non soffrirei, perché soffre l'illuso, soffre quello lì che sta inseguendo un miraggio, convinto che sia una realtà oggettiva quello che sta vedendo, in realtà è una percezione soggettiva, quindi soffre. Quindi se soffro vuol dire che sono illuso. Ok, ci stiamo arrivando, un ragionamento. Soffro nei miei impegni quotidiani, soffro durante le mie attività odierne, tutti i giorni io agisco in un modo o nell'altro, soffro, c'è un vuoto, c'è un disagio, soffro anche quando riesco a raggiungere i miei obiettivi. Ragioniamoci un po', soffro anche quando riesco a raggiungere i miei obiettivi, che dire quando non ci riesco, quello si capisce, ma quando raggiungo i miei obiettivi, perché soffro? Perché nel momento stesso in cui li raggiungo, cosa che comunque arriva, succede raramente, anche quando li raggiungo, quel raggiungere qualcosa di desiderato fortemente,
guarda caso, immancabilmente, scientificamente, coincide con l'accorgermi che non valeva veramente tanto la pena profondere tanti sforzi, sforzarsi tanto per esso. Questo è proprio scientifico. In altre parole, il valore prospettato, l'aspettativa, è sempre infinitamente maggiore di quello effettivo, del valore effettivo. Aspettativa, risultato. Nell'aspettativa, il valore è tutto nell'aspettativa, non nell'ottenimento. È sempre così, sempre. È impossibile dimostrare il contrario, perché nell'esperienza quotidiana di tutti c'è questo. Il valore è tutto nell'aspettativa. Tutto lì sta, tutto nell'aspettativa, nella speranza. Poi, quando non ci riesci a raggiungere i tuoi obiettivi, soffri per frustrazione. Quando li raggiungi, soffri perché ti rendi conto che non ne valeva la pena, veramente. Famosa quella cosa che Srila Prabhupada dice a riguardo del laddo di Delhi, che lui paragona per esempio al più elevato degli obiettivi dell'essere umano, l'attività sessuale, che procura la gioia più grande, la gioia più elevata. Così come il laddo di Delhi, che a quanto pare è buonissimo, il dolce più buono che ci sia, se non lo ottieni soffri, quando lo ottieni soffri. Perché soffri quando lo ottieni? Perché ne vorresti ancora, ancora soffri per l'avidità e comunque non puoi, cioè comunque il valore effettivo è infinitamente minore del valore prospettato. Questo è proprio l'aforisma, ok? Il valore prospettato è infinitamente maggiore del valore effettivo. Quindi soffro. E intanto, mentre soffro per tutte queste cose, a causa del valore prospettato che è infinitamente maggiore rispetto al valore effettivo dei miei obiettivi, soffro intanto anche per le pene delle malattie e della vecchiaia, e poi mrittyu, poi c'è la morte. Quindi da ciò, semplicemente analizzando questo, dovrei rendermi conto che sono in illusione. Quindi, tornando alla domanda di questo ragazzo molto intelligente, come faccio ad essere costante nella recitazione meditativa del Mahamantra Hare Krishna? Comprendendo che invocare i santi nomi del Mahamantra Hare Krishna, i santi nomi del Signore, è la cosa più pratica, più concreta, più pragmatica che possiamo fare. Infatti chi si è perso cosa fa? In una foresta piuttosto che in qualunque altro luogo, diciamo, inabitabile, sconosciuto, e quindi per questo chiede aiuto, no? Chiede aiuto. Nel momento stesso in cui realizza, ok, la sua condizione di disperso, ok, mi sono perso, cerca aiuto, chiede aiuto, urla aiuto, invoca aiuto. In un modo o nell'altro sarà concentrato nell'invocare aiuto. Anche se è un bel posto. Invoca aiuto. In una grande città, non so, un bambino che si è perso in un grande supermercato, è un bel posto, indubbiamente un bel posto. Si è perso proprio perché è bello, si è distratto inseguendo un suono, un luccichio, una qualunque cosa che abbia attratto la sua attenzione, attirato la sua attenzione. Indubbiamente un bel posto, giusto? Si è perso per quello, perché si è lasciato attrarre da una condizione che comunque è affascinante, mai è affascinante. Ma nel momento stesso in cui il bambino si guarda intorno, è un attimo, ci sono tanti video, l'abbiamo visto tante volte, è un attimo, il bambino si rende conto di essersi perso, si guarda intorno, non ci sono più i suoi genitori, tutto ciò che poco prima considerava interessante, attraente, coinvolgente, seducente, diventa immediatamente come? Privo di senso.
come dice Caitanya Mahaprabhu nella Shikshastra, nulla ha senso senza Govinda, no? Govinda virahena me, no? Come dice, qual è la traduzione, te la ricordi? Tutto è vuoto, non ha senso, ogni giorno senza di te, tutto è vuoto senza di te, tutto è vuoto senza di te. Eppure è tutta energia di Krishna, è tutto bellissimo, ma tutto è vuoto se non ci sei tu. Così come per un bambino, non ha senso tutto questo. Bellissimo, per carità, la giostra, quello che fa, le crepe, la Nutella, il giocoliere lì che sta, il videogioco. Ma non ci sono i genitori, nulla ha senso senza di voi. Pensa il bambino. E quindi cosa fa? Mi diceva, va a pensare, chiede aiuto. Chiede, è la prima cosa che fa. Tutto perde valore immediatamente. Il bambino si rende conto che tutto quello che lo circonda sono altrettanti zeri. Se non c'è l'uno dei suoi genitori. Quell'uno che dà valore a tutti quegli zeri è la presenza, e quindi la protezione, quindi l'amore, quindi tutto quello che concerne i suoi genitori. Quell'uno lì manca e quindi chiede aiuto, invoca aiuto. Allora leggo cosa Srila Prabhupada dice a proposito del Mahamantra Hare Krishna. Dice: il Mahamantra Hare Krishna è un richiamo spirituale rivolto al Signore e alla sua energia interna Hare affinché assicurino protezione all'anima condizionata. Questo canto, questa recitazione meditativa può essere paragonato al pianto sincero di un bambino che chiama la madre. E allora Madre Hara aiuta il devoto a ottenere la grazia del supremo padre, Hari, Krishna. E lui si rivela a quel devoto che canta questo mantra con sentimenti sinceri. Quindi gradualmente si ottiene finalmente la libertà dall'illusione. Param Vijayate Shri Krishna Sankirtanam, la vittoria sull'illusione definitiva. E questo è l'ultimo effetto del Mahamantra di Krishna. Uno si stabilisce, la persona, l'individuo, il sadhaka, sincero e onesto e serio, si stabilisce finalmente, fermamente, nella sua condizione naturale, di amore. Dove non c'è più illusione, ha vinto l'illusione, ha lasciato che Krishna lo traesse in salvo dall'illusione, questo oceano dell'esistenza materiale. Quindi, a proposito di rasa, si ottiene la libertà e l'essere vivente si stabilisce nuovamente, si ristabilisce in uno di quei cinque rasa principali che lo caratterizzano, no? Ovvero, cosa sono i rasa? Sono le cinque tipi di amore per Krishna, cinque tipi di servizio d'amore offerto al Signore. Questi sono i rasa, cinque tipologie di servizio di devozione offerto al Signore. Questi sono i rasa. Dobbiamo ovviamente fare una precisazione, la facevamo anche l'altra volta, ma Krishna è perfettamente soddisfatto in sé, è svarat, non è come a volte anche parlavamo con un altro caro amico che in alcune scritture è detto che Dio in principio era solo e poi ha creato tutti gli esseri viventi. Dio non è che probabilmente non è la sicuramente ovviamente non è l'interpretazione giusta questo, ammettendo che ci sia un fondo di verità, non è sicuramente questa è l'interpretazione giusta. Dio non soffre di solitudine. Dobbiamo fare una precisazione: Krishna è perfettamente soddisfatto nel sé, come si dice in sanscrito? Sì, nel senso che è indipendente, è svarat, no? Completamente indipendente, non ha bisogno di noi, non ha bisogno di niente in realtà, non ha alcun, in altre parole, desiderio personale da soddisfare. Non soffre questo disagio, non soffre questo vuoto, questa mancanza, non ha mancanze d'affetto, Krishna. Tuttavia, per rispondere all'intenso amore dei suoi devoti, accetta di giocare il ruolo eterno di
padrone, maestro, amico, figlio, o sposo, o amante, dipende se. Quindi, per rispondere a questo intenso amore dei suoi devoti, che lui riveste uno di questi ruoli. Quindi esattamente il contrario, siamo noi che abbiamo bisogno di Krishna, non lui di noi. Ok, allora leggiamo verso 33. Vrajera nirmala rageshuni bhakta gana ragamarga bhajayena chadi dharma karma. Traduzione. Allora, sentendo parlare del puro amore degli abitanti di Vraja, i devoti sulla via dell'amore spontaneo mi adoreranno abbandonando tutti i rituali propri della religiosità e dell'attività interessata. Rileggiamo. Allora, sentendo parlare del puro amore degli abitanti di Vraja, i devoti sulla via dell'amore spontaneo mi adoreranno abbandonando tutti i rituali propri della religiosità e dell'attività interessata. E Krishna. Molte anime realizzate, spiegazione di Sua Divina Grazia, Srila Prabhupada. Molte anime realizzate, come Raghunath Das Goswami e il Re Kulashekara, hanno raccomandato vivamente di sviluppare questo amore per Dio. Di sviluppare, non di imitare, giusto? È diverso sviluppare, quindi accettare un metodo che progressivamente kramaha, che progressivamente mi faccia giungere a quella condizione normale dell'amore spontaneo. Abbiamo semplicemente disimparato ad amare Dio, adesso dobbiamo imparare nuovamente a riamarlo. Quindi molte anime realizzate, come Raghunath Das Goswami, Re Kulashekara, hanno raccomandato vivamente di sviluppare questo amore spontaneo per Dio, anche correndo il rischio di trasgredire tutti i codici tradizionali della moralità e della religiosità. Sri Raghunath Das Goswami, che è uno dei sei Goswami di Vrindavana, nelle sue preghiere dette Mana Shiksha, dice che dovrebbe essere sufficiente dedicarsi all'adorazione di Radha e Krishna con piena attenzione. Nadharman shruti gana niruktam kilakuru. Non bisogna essere molto interessati al compimento dei riti vedici o a seguire le regole prescritte. Che ti viene in mente? Quale parolina? Yamagra. Anche il Re Kulashekara esprime lo stesso concetto nel suo libro Mukunda Mala Stotra. Nasta dharmena vasunichaye naiva kamo pabu. Nasta dharmena vasunichaye naiva kamo. Ho sbagliato la melodia. Lunghissimo questo verso. Nasta dharmena vasunichaye naiva kamo pabhoge yad bhavyam tad bhavatu bhagavam purva karma nurupam etat prartyam mama bahumatam janma janmantare pi tvat padam poruha yuga gata nischa la bhaktirastu. E qui il Re Kulashekara che parla. Non sento il desiderio di compiere riti religiosi o di governare qualche regno di questo mondo. Non mi importa del piacere dei sensi, che può apparire e scomparire secondo le mie azioni passate. Il mio unico desiderio è quello di rimanere fisso nel servizio di devozione ai piedi di loto del Signore, anche se dovessi continuare a rinascere qui, vita dopo vita. Quindi io rileggerei il primo capoverso,
perché dice molte anime realizzate come Raghunandas Das Goswami e il Re Kula Shekara hanno raccomandato vivamente di sviluppare questo amore spontaneo per Dio, anche correndo il rischio di trasgredire tutti i codici tradizionali della moralità e della religiosità. Che significa? C'è un'antologia di affermazioni di Srila Prabhupada sul tema guru-discepolo, si chiama Spiritual Master and Disciple. C'è un capitolo in questa antologia che si intitola Qualifiche, caratteristiche e doveri di un discepolo. Caratteristiche, qualifiche e doveri di un discepolo. E un paragrafo di questo capitolo si intitola Il discepolo è tenuto a seguire rigorosamente le istruzioni del suo maestro spirituale. In questo paragrafo, brevissimo, è magistralmente spiegato da Prabhupada che l'insegnante trascendentale, così lo chiama, cosa, chi è l'insegnante trascendentale? Attenzione, penso ci viene a rispondere. Chi è l'insegnante trascendentale? Chi è l'insegnante trascendentale? L'acharya. Quindi l'insegnante trascendentale, l'acharya, ha il preciso compito nella sua opera di diffusione mondiale, globale del culto della bhakti, ha il preciso compito, l'acharya, di considerare il periodo storico, il luogo e il candidato. Valutare con attenzione questi tre aspetti: il periodo storico, il luogo e i candidati. Desha, Kala, Desha, Patra in sanscrito, evitando accuratamente nel fare questo il niyama graha, ovvero evitando accuratamente di impegnarsi, di imbarcarsi in nella fallimentare impresa di realizzare ciò che è impossibile. Ciò che poteva essere possibile in un altro luogo, in un altro tempo e quindi con altri candidati, potrebbe non essere verosimilmente e plausibilmente applicabile e realizzabile in questo luogo, questo tempo e con questi candidati. Quindi il suo compito è quello di trasmettere l'essenza del puro servizio di devozione. Questo è il compito della Acharya. Compito che l'acharya, appunto, in quanto acharya, svolge divinamente. Sua divina grazia, infatti, si chiama. No? Quindi, in altre parole, possono esserci dei cambiamenti qui e lì, cambiamenti che chi invece pecca di niyamagraha, niyamagraha può significare o essere troppo attaccati alle regole, soltanto per il gusto di seguirle e non per progredire nella vita spirituale, oppure niyamagraha può significare trascurare le regole. Chi è troppo attaccato ai riti, alle ritualità, alle liturgie, alle dinamiche della tradizione, pecca di niyamagraha e non può essere un acharya, non può essere maestro spirituale, non può essere rappresentante dell'acharya, perché commette uno di quei sei errori che Srila Rupa Goswami individua come causa di sconfitta nella vita spirituale, sorta di suicidio nella vita spirituale, distrugge il proprio servizio devozionale che si lascia coinvolgere in queste sei attività. Inizia, tra queste c'è niyamagraha, essere troppo attaccati alle regole, soltanto per il gusto di seguirle e non per progredire nella vita spirituale, oppure addirittura trascurarle. Questo è niyamagraha. L'acharya questo non lo fa. Può quindi l'acharya adottare dei cambiamenti qui e lì. Bene, sempre però in accordo con lo yuktam vairagyam uccate anasaktasya vishayam yataram payunjataha nirbanda Krishna Sambandha Yuktam Vairagya Mucchate. Una persona che non è attaccata a niente,
ma allo stesso tempo accetta tutto in relazione a Krishna, quella persona lì è situata propriamente al di sopra della possessività, non è attaccato né alle cose grossolane, ma neanche alle tradizioni. Quella persona lì è situata appropriatamente, situata e collocata opportunamente al di sopra del concetto di possessività di cui sono ammalati tutte quante le anime condizionate in questo mondo materiale. Sono condizionate da questo, dal concetto di possessività. È mio, io è mio, va bene? È mio, la mia tradizione, questa è la tradizione, non va cambiata, non va mutato niente. Il rigore non è rigidità. L'acharya è maestro del tempo, del luogo e delle circostanze che gli si parano dinanzi. È maestro, sa muoversi perfettamente, sa svincolarsi dalle tradizioni quando queste tradizioni rappresentano vere e proprie zavorre. Quindi può cambiare delle cose, può mutare. Per esempio, la prima cosa che ti viene in mente, che ci la preoccupa da molti, il numero prescritto quotidiano, perché Srila Bhaktisiddhanta cosa diceva? Un minimo di 64 giri. Chi non osserva questo principio è da considerarsi un'anima caduta. 64 o 32, cosa dicevi? 64. Comunque un'anima caduta. 16, quindi cadutissima, giusto? Invece no, Prabhupada è maestro, acharya, del tempo, del luogo e delle circostanze, si rende conto della natura dei candidati, della natura del tempo e della natura del luogo nel quale è venuto a predicare, perché il suo scopo è diffondere, propagare, broadcast, proprio diffondere in maniera virale il culto della Bhakti. E quindi agisce sempre comunque in accordo con lo Yuktam Vairagyam, cioè con la completa rinuncia, ovvero lui rinuncia a ciò che è sfavorevole alla diffusione della virale della coscienza di Krishna e accetta ciò che è favorevole. E cosa succede al sincero candidato al puro servizio devozionale che si conforma con le istruzioni della Acharya? Sempre in questo paragrafo Prabhupada dice: viene fin dal principio purificato, da subito viene purificato. Subito ottiene la purificazione per il semplice aderire rigorosamente alle istruzioni della Acharya, e viene subito purificato immediatamente. Quella è la prova che quella è una Acharya. Quando gli hanno chiesto: ma tu, Swamiji, compi miracoli? Certo, eccoli i miei miracoli, no? Dico, indicando i suoi discepoli, eccoli i miei miracoli, eccoli. Questo per dire e dimostrare che alcuni tradizionali principi, questo Prabhupada lo dice proprio per dimostrare che alcuni tradizionali principi o regole o norme seguite in India, per esempio, non necessariamente seguite in India fino ad allora, fino a 50 anni fa, o comunque quella che poteva essere una tradizione, un lignaggio ancestrale, avito, cioè ricevuto dagli api, ricevuto dai predecessori, non necessariamente debba essere applicato anche oggi in Occidente. Non necessariamente. Questo dimostra questo, ci ha preoccupato. Sta dimostrando questo. Perché l'acharya è maestro nell'evitare il niyamagra, maestro, ovvero nell'evitare di rimanere rigidamente, immagini, lo visualizzo, una persona rimane rigidamente attaccato, ancorato a quelle tradizioni liturgiche esterne, che però sarebbero zavorra oggi. No, uno rimane attaccato lì alla zavorra e critica l'acharya, e lo critica, perché soffre della malattia chiamata niyamagra, è troppo attaccato alle regole, ai principi, non ha compreso l'essenza. Cos'è l'essenza? L'essenza è la diffusione del movimento per la coscienza di Krishna, la diffusione della coscienza di Krishna, quella è l'essenza. È esperto, in altre parole, nell'evitare di trascurare quelle tradizioni che esprimono l'essenza
nel servizio devozionale e che quindi aiutano, e questo lo ha dimostrato Prabhupada, a risvegliare l'assopito amore per Dio. Abbiamo detto niyama agra, niyama significa principi regolatori, niyama. Agraha, quando si pronuncia con la A iniziale lunga, significa fretta, significa impazienza, una persona frettolosa, impaziente. Agraha invece, quando è corto, significa rifiutare. Hare Krishna. E ringraziamo, salutiamo tutti i devoti, tutti gli amici in questo momento in linea e tutti coloro i quali riascolteranno questo studio, questa condivisione di Krishna Katha, di discorsi su Krishna, e anche i devoti qui presenti nella sala del Tempio. E ci riaggiorniamo ad oggi pomeriggio, ci rivediamo oggi pomeriggio ore 17:45 con la festa della domenica, quindi canti, cerimonie, conferenze, e per chi può venire, alla fine ci sarà anche il prasadam. Bene, Hare Krishna, auguriamo a tutti quanti una felice giornata in coscienza di Krishna, a più tardi, Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai, Sri Chaitanya Charitamrita ki jai, Nitai Gaur Premanande, Hari Hari Gaur.